Ciao, oggi ti mostro quali trucchi ho scoperto navigando nel web che ormai utilizzo tutti i giorni. Questo foro nel manico della pentola serve non solo per appendere la pentola, ma anche per appoggiare il mestolo una volta usato. Comodo, no? Solo da poco ho scoperto a cosa serve questo piccolo taglio alla base della tazza. Quando le mettiamo in lavastoviglie, serve a far defluire l'acqua. Il modo migliore per conservare il barattolo di burro d'arachidi una volta che l'abbiamo aperto è quello di chiuderlo bene e capovolgerlo in modo che l'olio, andando alla base, lo mantenga morbido. Finalmente ho scoperto come utilizzare le forcine nel modo migliore, che è quello di infilarle non in questo modo, ma capovolte, in modo che la parte ondulata vada a contatto con il cuoio capelluto. Così scivoleranno meno. Quando versiamo un liquido dal contenitore, non versiamolo da questo lato, ma da quest'altro. Così eviteremo di schizzare. Il modo corretto di impugnare una birra se la beviamo direttamente dalla bottiglia è quello di non prenderla in questo modo, ma dal collo, dalla parte più stretta. In questo modo eviteremo di scaldarla. Esiste un modo corretto anche per tirare i fogli post-it. Non è questo, infatti, come potete vedere, si è creata una curva, ma lateralmente, quindi dalla parte adesiva. In questo modo il foglietto rimane dritto e lo potremo attaccare meglio. Esiste un modo corretto anche per inserire il sacchetto nel bidone. Non è questo. Ma questo.